Mentre pare quasi certa una bozza d'intesa per scongiurare la chiusura del traforo del Gran Sasso il prossimo 19 maggio, i sindaci dell'Aquila e Teramo hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in regione, in attesa della convocazione che gli è arrivata per questa sera al Ministero, assieme ad alcuni parlamentari. Alla chiusura del traforo non crede nessuno, ha tuonato il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi, ma è ora di dire basta al fatto che la popolazione delle aree interne venga usata come scudo umano nella battaglia tra Strada dei Parchi e Ministero, che a suo giudizio hanno ognuno delle responsabilità. Noi ribadiamo che la chiusura del traforo è una eventualità inaccettabile, che ci sono responsabilità precise in capo tanto al Ministero delle Infrastrutture quanto a Strada dei Parchi e che le popolazioni delle aree interne non possono essere utilizzate come scudi umani in questo braccio di ferro che si consuma ormai da anni. Biondi ha elencato la presenza di molte associazioni di categoria anche i disagi che ne deriverebbero per il territorio con la chiusura, ricordando che qualora si chiuda davvero il tratto autostradale, dalla diffida già fatta si passerebbe ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio, questione della quale è stata informata anche la Procura della Repubblica. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, accompagnato dai sindaci dell'area costiera e da altri delle aree interne dell'Aquilano, ha detto che a loro le responsabilità penali non interessano, ma che il territorio va tutelato perché non può essere sotto ricatto e non può essere ostaggio di rapporti tra Strada dei Parchi e Ministero. Il danno d'immagine è gravissimo per il primo cittadino, mentre la questione ambientale resta il tema principale, a cui comunque va messa mano al di là delle situazioni tampone. Al Ministero, ha concluso D'Alberto, chiederemo anche di stanziare delle risorse, obiettivo a breve termine ovviamente evitare la chiusura, ma vorremmo che anche il Consiglio regionale fosse compatto nell'approvare un documento per far chiudere la vicenda della messa in sicurezza dell'intero sistema Gran Sasso. Il nostro territorio non può più essere sottoposto a ricatti continui da parte di chi comunque gestisce un'infrastruttura importante, ma anche da parte di tutti i soggetti che sono responsabili di una vicenda che finalmente deve trovare la sua fine, la sua conclusione, che non è ovviamente limitata soltanto alla chiusura del traforo, ma alla messa in sicurezza definitiva del sistema Gran Sasso. Questo chiederemo con forza al Ministero e ai parlamentari, chiederemo di cogliere l'opportunità delle modifiche al decreto sblocca cantieri per creare i presupposti affinché ci sia, oltre ad un commissario, vediamo se è utile o meno, soprattutto le risorse necessarie per mettere in sicurezza l'acquifero.